Prima di iniziare voglio precisare che chiaramente anch'io sono molto contento per la vittoria, per questi 3 punti. Allora, perché ho detto questa cosa qua? Perché, aspettate un attimo, cerco di star fermo, provo perché lo tengo in mano, sì, magari mi fa male il braccio. Allora, perché? Perché probabilmente stavolta il commento sarà diverso dal vostro pensiero, dal vostro punto di vista. Allora, come spesso faccio, anche stavolta a fine partita, così per vedere un po' se qualcuno aveva commentato, no? Magari con un post su Facebook, su Twitter, su altre cose, ho fatto un giro, ho dato un'occhiata un po' ai vari commenti scritti dalla gente per quanto riguarda questa partita qua. E questa volta ho visto che gran parte la vede diversamente da me. Perché? Perché tanti dicono che Livorno ha meritato la vittoria e soprattutto l'ha ottenuta facendo una buonissima prestazione, o perlomeno una buona prestazione. Allora, io qui ci avrei da ridire tutte e due le cose. Perché in primis, anche stavolta, secondo me, il risultato più coerente, magari non come l'altra volta, però il risultato più coerente poteva. Anzi, doveva essere il pareggio, perché come abbiamo avuto l'opportunità di aver fatto con noi, l'ha avuta anche svariate volte il Como, e addirittura a volte sono stati più pericolosi di noi. Uno. Due, il Livorno secondo me non ha giocato bene. Facendo una proporzione fra questa e la precedente partita, ok, sono stati leggeri segni di miglioramento. Magari oggi il ritmo del gioco non è stato lento come l'altra volta, e magari forse possiamo anche dare la colpa, no? A differenza dell'altra volta, giochiamo in casa. Questa volta puoi dare la colpa al fatto che eri fuori casa, anche se allora anche il Como. Insomma, poi si può trovare alcune scuse, però secondo me il Livorno non ha fatto la buona partita, ma l'ha fatta leggermente meglio rispetto all'altra, all'ultima contro Carrarese. Quindi è per questo che probabilmente stavolta il commento può essere diverso dalla vostra opinione, se la pensate come l'hanno pensata quelli che hanno scritto qualche post o comunque qualche commento sui vari social barra siti. Questo era il perché della precisazione iniziale. Parlando della partita, come ho un po' detto, un po' accennato, va detto che, ok, prestazione leggermente migliore, leggermente meglio rispetto a quella dell'altra settimana, ma Livorno vince ma non convince, almeno dal mio punto di vista. Perché tanti tanti errori, secondo me, dal punto di vista difensivo, che è il reparto che a parer mio sbaglia di più o sbaglia in maniera uguale più o meno al centrocampo, però la difesa è peggio. La difesa, secondo me, stavolta ha commesso errori più gravi rispetto all'altra volta, addirittura una disattenzione plateale nel primo tempo. Come capire, meno male l'arbitro non ha dato rigore, che fra l'altro se me non c'era perché Mazzone l'ha toccato. Insomma, credo che poi questa si visse potranno rivedere con gli highlights, non lo so. Però per chi ha visto la partita sa a quale azione mi riferisco. Una dormita della difesa, passaggio inguardabile al portiere di Rossini. Gornelli fa, è per me o per Mazzone? Per me o per Mazzone? Gornelli è rimasto fermo. L'attaccante del Como ha preso palla e per nostra fortuna, cercando il rigore, si è buttato in terra, così simulando, e meno male l'arbitro non ha dato niente, appunto. Questa era. Anche per darvi un po' una sintesi dell'azione. Insomma, fra questi errori plateali ed altro, va detto che nonostante magari il Livorno abbia avuto a sprazzi un po' più di gioco e magari il ritmo è stato più veloce, va detto che comunque Livorno ancora non convince. Vince, ma non convince per niente, per me. Parlando, diamo due statistiche così. Va detto che per quanto riguarda magari il possesso palla, forse secondo me, anzi, senza forse, molto probabilmente ce l'ha avuto un po' più il Como. Dal punto di vista offensivo, ha avuto secondo me più occasioni il Como, sicuramente più pericolose, e secondo me ha anche giocato meglio il Como di noi. Questa è un'altra aggiunta al discorso del perché secondo me il Livorno non ha fatto una buona prestazione. Differenze, sto cercando di dire qualcosa perché la partita è molto simile a quella dell'altra volta, cioè una partita parecchio equilibrata, partita brutta, nel senso che io ripeto, anzi ripeto, non so se l'ho mai detto, comunque eventualmente lo dico ora per la prima volta, c'è veramente una differenza sostanziale tra Serie B e Lega Pro,
Cioè, c'è più differenza fra Serie B e Lega Pro piuttosto che Serie A e Serie B, a parer mio. Quindi diciamo che sono partite qualitativamente e tecnicamente brutte. E niente, cosa stavo dicendo prima? Che tu magari sto cercando di dare qualche di allungare un po' la cosa per essere un po' più chiaro sulla partita. Che non c'è stata quella grande differenza di prestazione fra il primo e il secondo tempo, anzi, forse sì, forse Livorno nel secondo tempo ha giocato leggermente meglio rispetto al primo, ma non in maniera sostanziale, leggermente. E niente, questo è quanto. E torniamo ai discorsi di prima, perché ormai qui più che commento è, diciamo, commento alla prestazione del Livorno, ormai sta diventando. E va detto che qua bisogna svegliarci. Io guarda, io fino a tutto settembre, se Livorno non tira già così, le voglio, tra virgolette, fare il culo, come usa Dio, perlomeno difende. Ovvero che, boh, stavolta mettiamoci anche il fattore partita infrasettimanale, quindi magari c'è alcuni giocatori che hanno giocato anche l'altra volta, magari c'è la stanchezza fisica. Ancora che magari tanti giocatori o tutta la squadra ancora trovata la condizione ottimale. Magari ancora tutti non si conoscano, perché come ben sapete ogni giocatore ha il suo modo di giocare, e magari ancora tutti non hanno ben capito come si muovono svariati giocatori e come giocano svariati giocatori. Diamolo sì, anzi mettiamola così. Resta di fatto che qua c'è comunque da migliorare tanto. Migliorare tanto perché, nonostante per i risultati, a parte la partita contro Alessandria, in cui si è visto veramente che l'Alessandria era veramente un gradino, per non dire un gradone, più forte di noi e sicuramente stava meglio di noi, anche se comunque i risultati però stanno andando fuori, Livorno gioca a parer mio male. Chiaramente, riallacciando questo discorso alla cosa detta nel precedente video, quello contro Carrarese. Chiaramente non posso pretendere di vedere un tiki-taka, perché comunque siamo in Lega Pro e abbiamo una squadra da Lega Pro, diciamo, nel senso, non è che ci sono, con tutto il rispetto, chiaramente, però bisogna essere obiettivi, non è che abbiamo dei giocatori che ti possano permettere, cioè magari che sono oltre a livello qualitativo la categoria. Quindi di certo io non mi aspetto chissà cosa, però mi piacerebbe almeno che errori elementari, soprattutto fatti da alcuni giocatori, per dirne uno, Gonnelli, non vengano fatti. Perché ho puntualizzato Gonnelli? Perché Gonnelli, anche se negli ultimi anni, tralasciando quest'anno qui che è appena iniziato, ha giocato poco nel Livorno, sembrerebbe, almeno dal mio punto di vista, sembrava che giocasse meglio in Serie B, che magari la qualità è maggiore, anzi magari la qualità è maggiore piuttosto che qua. È titolare, però sia in questa partita va, sia in quella precedente, e non così evidentemente, cioè non in maniera così evidente, però anche in quelle prima ha sbagliato delle cose plateali. Anche l'errore di oggi, anche se diciamo che se dobbiamo dare una colpa, la colpa non è prettamente sua, però ha fatto una dormita. Piuttosto uno ci va e copre il portiere, se pensa che il passaggio sia il portiere e c'è l'attaccante dietro, a parer mio. Insomma, ci possono essere anche Rossini in discorso, che Rossini se invece ha un'esperienza che Lega Pro dovrebbe veramente smostrare come giocatore, invece fa più cagare del solito, cioè anzi di quello che uno diciamo, no, più cagare no, perché è sempre un brutto discorso, cioè, fa cagare e basta, ecco, rispetto all'esperienza che c'ha. Quindi torna al discorso di alcuni giocatori che sbagliano così. Via, niente, c'è cioè, di altro. È stato un commento molto superficiale e ha parlato quasi esclusivamente della prestazione di Livorno. Solamente che volevo puntualizzare il fatto che io non la vedo tuttora come altri. Non so se voi condividete questa cosa oppure boh, siete dalla parte. No, Livorno è andato bene. Niente. C'è stato, ripeto, un leggerissimissimissimo miglioramento. E secondo me, anche se ha sbagliato qualcosina anche lui, si è fatta già notare un po' la presenza di Lucio in campo, cosa che fino all'altra parte non c'era, cioè ha fatto la prima e poi basta. Perché, ultima cosa, poi arriviamo alle conclusioni: a parer mio, Gian Donato non è, per lo stile di gioco che dovrebbe averci Livorno, non è il giocatore ideale, perché lui veramente tuttora rallenta il gioco e sbaglia tanti passaggi, alcuni purtroppo anche elementari, a parer mio. Insomma,
Quindi niente, è stato un leggerissimo miglioramento, però siamo ben lontani da, se mai arriverà, un eventuale, anzi se mai arrivassi, un eventuale buon gioco per la categoria chiaramente da parte di voi. Vi ha detto questo, niente. Alla fine comunque, come dico sempre, con le conte è risultato alla fine, dato che siamo a Livorno, non siamo più di Barcellona e Bayern Monaco, che giustamente ci sono anche delle aspettative dal punto di vista del gioco. E niente, meglio sì, cioè bene o sì che comunque alla fine siamo riusciti a fare un gol ancora. Altra cosa da aggiungere al commento della partita. Livorno continua a vincere con scarto minimo. E niente, bene o sì che comunque ci portiamo a casa 3 punti, ripeto, contro una squadra sicuramente agguerrita, perché il Como non è secondo me una squadraccia, anzi probabilmente sarà una di quelle, probabilmente, almeno sulla carta sembrerebbe così, che proverà a riottenere la promozione in Serie B, che lei era in retrocessa, per chi non se lo ricordasse, per chi non lo sapesse. Quindi, dai, alla fine, bene, sì, 3 punti importanti, cioè importanti sempre, però è meglio prenderli prima, 9 punti, che lasciarli stare, via, che lasciarli perdere. Sì, è un discorso brutto finale che ha detto. Vabbè. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!